fresca dei campi. E nel tuo cuore c'è il primo sogno d'amor. La risposta a questa domanda è veramente facile. La mia nonna si chiama Sandrina ed è colei che mi ha insegnato a ballare e cantare il liscio sin da quando avevo 14 anni. Quindi la scelta è stata veramente semplice fra i tanti brani meravigliosi di Secondo Casadei. La musica romagnola tradizionale è sicuramente qualcosa che noi abbiamo dentro. Nasciamo con questa musica nel sangue, nel cuore. E bisogna senza meno portarla avanti nei giovani, nei più giovani, tutte le età, sempre e comunque. Ballare il liscio, cantare il liscio, qualcosa di meraviglioso perché sono le nostre radici, la nostra terra che portiamo ovunque. Beh, proprio grazie alla nonna Sandrina, che avevo 14 anni, forse 13, ma anche di meno, mi faceva ascoltare i brani di Secondo o comunque il liscio in generale, e io lo cantavo fino a che poi mi ha portato anche a ballarlo e mi sono letteralmente innamorata di questo genere che appunto è la nostra radice. Quindi direi che me lo porto nel cuore e sarà per sempre con me.